Martedì 24 marzo, ben trovati con il TG Distretto. Ultime ore di attività qua nel distretto della ceramica per le aziende che non avevano già fermato la produzione. Il codice Ateco 2331, quello che identifica la fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, infatti, non è compreso tra quelli che possono restare aperti dopo l'ultima stretta del governo per fermare il coronavirus. Dunque, ferme anche le spedizioni, non solo le produzioni. I grandi gruppi al momento hanno comunicato la serrata fino al 3 aprile, qualcuno il 5, a partire da domani. Va detto però che alcune aziende avevano già fermato la produzione nelle scorse settimane. C'è una novità che riguarda la tassa di possesso delle auto, viene dalla regione, quelle in scadenza a marzo e aprile potranno essere pagate entro il 30 giugno, un vantaggio non tanto e non solo per i cittadini ma anche per tutte le aziende che hanno flotte aziendali. Tutti i pagamenti sono prorogati per le imposte statali al 31 di maggio. Ed ora veniamo al calcio. Nelle scorse settimane si è molto discusso di questo argomento, c'è anche polemica in queste ore perché sembra che i calciatori abbiano potuto fare il tampone, invece non tutti i sanitari lo possano fare. Sentiamo però dall'amministratore delegato del Sassuolo Calcio Carnevali una bella assunzione di responsabilità in merito soprattutto contro quelle squadre che volevano far tornare i calciatori ad allenarsi. Sentiamo Giovanni Carnevali. Noi, al di là di quello che si diceva, diciamo che quello che fa testo per noi è un po' sono le indicazioni dei medici, sono indicazioni proprio che ci devono dare la parte medico-scientifica, per cui se non prenderemo mai nessuna decisione da parte nostra singolarmente o da parte dello staff tecnico, ma se non esclusivamente appunto dai medici sportivi che sono quelli che ci devono dare le indicazioni giuste. Io credo che la prima cosa più importante di tutti è la salute. La salute che non sono soltanto quella dei giocatori, perché all'interno dello staff ci sono tante persone, per cui noi dobbiamo salvaguardare la salute di tutti e non possiamo rischiare e non ci passa neanche per il cervello di poter iniziare gli allenamenti, perché questo penso che è la cosa più importante e su questo aspetto siamo ben determinati sotto questa cosa qui. Deprecabile comportamento a Maranello ieri, una 24enne fermata dai carabinieri insieme a 27enni in un parco e chiaramente non potevano essere lì, sono scappati per evitare i controlli, i carabinieri li hanno raggiunti e una volta che li hanno raggiunti la ragazza ha iniziato a sputare contro i militari dicendo di essere positiva al coronavirus. Entrambi sono stati denunciati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in osservanza del provvedimento dell'autorità. Ve lo ripetiamo, dobbiamo stare a casa. Il Cersaie è vicino a chi sta affrontando l'emergenza sanitaria ed è al lavoro per l'edizione 2020. La salute, scrivono in una nota, degli individui e della collettività è da sempre una priorità. In questo momento il pensiero va alle persone colpite dal Covid, alle loro famiglie e la nostra gratitudine al Sistema Sanitario Nazionale e alla Protezione Civile. Naturalmente, nel rispetto della norma vigente con lo smart working, sono comunque al lavoro per l'edizione del Cersaie 2020. Poi ci troviamo nel caseificio dell'Ateneo di Taviano, fondato nel 1954, siamo nel territorio del comune di Viano, sulle prime appendici dell'Appennino reggiano. Noi produciamo parmigiano reggiano in 34-36 forme giornaliere, con la vendita direttamente al pubblico. Per fare una forma ci vogliono 550 litri di latte. La raccolta viene effettuata due volte al giorno, alla sera e alla mattina. Viene miscelato dopo il latte della sera con quello della mattina appena munto. Poi si procede con l'aggiunta del caglio, si rinnesto e la trasformazione di parmigiano reggiano. Per la rubrica dalle aziende oggi ci occupiamo di Expert Lab Service. Vediamo. Expert Lab Service nasce come laboratorio di servizio per la caratterizzazione delle proprietà termomeccaniche dei materiali. Per cui noi proponiamo ai nostri clienti un'analisi approfondita sul comportamento dei loro smalti, dei loro impasti quando sono dentro al forno. Per questa edizione di All for Tiles noi portiamo innanzitutto il nostro metodo di lavoro per la risoluzione dei problemi ceramici.
abbiamo portato lo strumento che utilizziamo per risolvere questi problemi, che combina dilatometria, microscopio riscaldante e flessimetro, e ho portato una modalità innovativa di analisi dei dati che utilizza metodi di intelligenza artificiale per estrarre informazioni proprio dai dati raccolti con questo strumento. E anche quest'oggi chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico in forte rialzo, supera i 2.360 miliardi di euro. Il debito pro capite è a quota 39.220 euro. Arrivederci.